primo obiettivo stagionale centrato, pool playoff. Sì, diciamo che rispetto all'andata è stata tutt'altra partita, per fortuna, e l'abbiamo chiusa già al primo tempo. Adesso ci aspetta sabato Nonantola e poi in discesa vediamo Imola e Bologna e iniziamo questi playoff. Ogni anno che passa è stato un tassello in più che abbiamo messo, quindi dalla 2 anni fa che purtroppo siamo dentro, abbiamo iniziato dalla 2, siamo risaliti. L'anno scorso prima storica playoff e quest'anno fortunatamente siamo rientrati anche col gruppo che lavora giorno per giorno, abbiamo 3.000 problemi però non ci ferma nessuno. E finché rimaniamo così compatti e lavoriamo vediamo dove possiamo arrivare. Un secondo posto che è a 5 punti, serve un incastro di risultati, ma perché non sognare? Sì, però il nostro obiettivo era entrare, poi terzi, secondi, vediamo. Dove pensiamo partita per partita e poi vediamo come succede. Siamo venuti a giocare senza grinta, senza voglia di vincere, come abbiamo dimostrato in altre partite. E quando capitano queste giornate c'è poco da fare. La classifica sicuramente positiva per una squadra neopromossa. Qual è il tuo bilancio fino ad ora del campionato e per quanto riguarda la tua previsione per le prossime partite, per il proseguo della stagione? Essendo il primo anno che giochiamo nella massima serie, è un risultato buono, avendo anche vinto partite importanti come contro Città Sant'Angelo appunto all'andata o Romagna in casa. E abbiamo perso dei punti per la strada, come a Cingoli l'andata abbiamo giocato senza voglia di vincere anche lì. E comunque è comunque un buon risultato. Sabato a Cologne cercheremo di giocarcela e a questo punto siamo a un buon punto dei play-out, della classifica play-out e cercheremo di giocarcelo.